Il maestro Fio Zanotti da campi di calcio delle nostre partite, da Livorno, dalla Spezia, insomma nazionale cantanti, ma questa è casa tua perché qui siamo a Sanremo e quindi la musica è il tuo lavoro e soprattutto è la tua arte. Beh no, a onor del vero il mio vero lavoro è fare il calciatore, ora sono... non scherziamo, amo talmente tanto la musica che vivo per lei e vivo un po' anche per il calcio. Detto questo, grazie a Sanremo perché mi sta dando soddisfazioni da quando sono nato praticamente, perché mi ricordo che cominciai a fare le prime note con la fisarmonica, avevo 4 anni, quindi sempre grazie a Sanremo perché ero attaccato alla radio e sentivo i pezzi che passavano allora. Un rapporto appunto con Sanremo molto solido, soprattutto di grande prospettiva. Come vedi la musica italiana in questo momento? In questo momento la vedo pensierosa, la vedo che sta cercando, la vedo che sta tramando qualcosa secondo me di grosso. Bisogna che ce la lasciano fare, quello sì. Bisogna che ci diano le possibilità per poterla esprimere bene, perché la musica italiana è una musica straordinaria, che tutto il mondo ci invidia. Ci invidia appunto la cultura italiana e appunto la musica. Quali sono i lacci e lacciuoli? Possiamo dirlo, siamo proprio in diretta. Ma no, nessuna colpa, il momento è quello che è, i budget sono diminuiti, quindi nessuno ha colpa. Dobbiamo renderci conto che non hai più un budget come quando cominciavo a fare i dischi con i Pooh, come quando cominciavo a fare i dischi, che ne so, con Adriano Celentano stesso. E oggi i budget sono diminuiti, quindi devi adeguarti a fare grande qualità, attenzione, grande qualità, non perché ti danno meno soldi devi fare delle ciofeche. Questo ritengo sia fondamentale, perché se sbagli, se fai meno qualità sei rovinato comunque.